Si chiami la causa numero 10. Ricorso 89-2013, Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Abruzzo, Avvocato Stato Maurizio Di Carlo. Il giudice Mattarella è pregato di svolgere la relazione. Grazie Presidente. La questione viene sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell'articolo 10 della legge della Regione Abruzzo numero 20 del 16 giugno 2013. E viene sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera S e terzo comma della Costituzione. La norma impugnata dispone una deroga alla necessità del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale per le varianti urbanistiche che non comportino aumento della densità edilizia o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale, ancorché privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica. La norma impugnata si porrebbe in contrasto, d'avviso del ricorrente, con l'articolo 89 del Decreto Presidente della Repubblica 380 del 2001, nonché con il disposto dell'articolo 5, terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3907 del 13 novembre del 2010. Norme queste che conterrebbero un principio generale. Questo principio sarebbe stato, sottolinea il ricorrente, in precedenza rispettato dallo stesso legislatore regionale dell'Abruzzo con la legge 28 del 2011, mentre con la modifica apportata dalla norma impugnata, che ha introdotto quella deroga di cui ho detto e che viene contestata, sarebbe violato quel principio fondamentale espresso anzitutto dall'articolo 89 del DPR 380 del 2001. La Regione Abruzzo non si è costituita nel giudizio e questo è quanto tutti gli atti. Grazie collega Mattarella. Avvocato dello Stato Di Carlo, con preghiera di tener presente che manca il contraddittorio. Grazie signor Presidente, signori della Corte. La questione mi sembra che è stata già ben illustrata sicuramente dal relatore e comunque ha già dei precedenti, sia pure non della Regione Abruzzo, ma comunque sulla stessa materia. E in particolare c'è una recentissima vostra pronuncia, la numero 64-2013, che riconferma i principi già vagliati precedentemente anche da una precedente pronuncia del 2010, la numero 254, proprio sulla necessità del previo controllo nelle zone sismiche e quindi la necessità dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale per costruzioni sia a modesta densità e addirittura sia nei centri storici. Per cui io, richiamando questi precedenti e le argomentazioni contenute, credo che non sia necessario aggiungere altro, quindi mi riporterei alle stesse chiedendo l'accoglimento del ricorso. Grazie. Grazie Avvocato Di Carlo, sarà deciso, l'udienza è conclusa.